Buongiorno a tutti, ben ritrovati, bentornati. Anche oggi parliamo di festival, oggi però siamo in una scuola piccolina. Siamo al liceo linguistico Marcelline, che poche studentesse, qualche insomma complicazione relativo al numero ridotto degli studenti, però sono sempre super impegnate. Andiamo a parlare con le rappresentanti, vediamo com'è l'atmosfera e cosa hanno intenzione di fare quest'anno. Ed eccoci qui quindi al liceo linguistico Marcelline. Stiamo per andare a parlare con le rappresentanti. Eccole qui, ciao ragazze. Ciao, allora l'anno scorso siete arrivate settime. Quest'anno come andrà? Quest'anno speriamo che andrà molto meglio, speriamo, anche perché quest'anno abbiamo due prime, quindi contiamo molto sui ragazzi di prima, ma in generale su tutta la scuola, e speriamo di ottenere risultati migliori. Ma diciamolo, l'anno scorso ci siete rimaste un po' male? Speravate in qualcosina di meglio? Un po' sì, perché l'anno precedente eravamo arrivate quarte, quindi era stato un ottimo risultato, però comunque siamo una scuola abbastanza piccola, quindi arrivare settime, confronto ad altre scuole molto grandi, siamo comunque contente. Avete comunque tante ragazze che partecipano nonostante appunto la scuola sia piccolina, o l'interesse è così così? L'interesse è un po' così così, però appunto avendo un'altra sezione, una prima in più, speriamo che cresca sempre di più l'interesse. E speriamo insomma che quest'anno si faccia un successo, magari puntiamo al podio? Speriamo, puntiamo al podio, ci stiamo impegnando in tutte le categorie, dobbiamo ancora trovare magari componenti per tutto, però almeno con ad esempio il musical si è messo molto bene quest'anno e i nostri compagni sono molto entusiasti, quindi speriamo di fare bene. Possiamo dire allora che il musical è il vostro punto di forza? Sì, direi proprio di sì. E invece quella categoria che proprio non vi va giù, che non riuscite a riempire o che non vi piace, qual è? Ma forse più sulle serate classiche, siamo un po' più in difficoltà, e poi la band, il gruppo musicale, è difficile per noi trovare qualcuno un po' esperto in questo campo, però speriamo. Dai, allora speriamo e facciamo un augurio, un in bocca al lupo, un forza ragazzi qui per le Marcelline. Certo, sempre, siamo poche ma buone, ma forza Marcelline. E dopo aver parlato con le rappresentanti non potevamo venire se non dalla preside. Allora, signora preside, come è andata l'anno scorso? Ma l'anno scorso è andata senza fame e senza gloria, insomma, perché sicuramente i nostri ragazzi ci danno il massimo, cercano di andare a partecipare in tutte le attività possibili. Noi non siamo tantissimi, per cui questo ci penalizza subito, però sicuramente qualcosina in più ce l'aspettavamo ogni anno, perché ripeto, i ragazzi danno proprio il massimo. Speriamo che quest'anno sia meglio sicuramente dell'anno scorso, e che insomma raggiungiamo un gradino dignitoso, ecco. E sarebbe secondo le sue previsioni, dai, diciamolo, la preside cosa vuole arrivare? Ma i primi tre sarebbe già utopico, direi, però proprio per la questione dei numeri. Ma perché? Sperare si va sempre bene, no? A un quarto posto non sarebbe male, ecco, soprattutto per i ragazzi, perché veramente danno tantissimo. E allora proprio a loro facciamo un augurio? Assolutamente sì, in bocca al lupo a tutti i ragazzi che parteciperanno al festival. Io tengo sempre le dita incrociate, so benissimo che danno tantissimo, il meglio.